L'uomo con il violino. Dylan era un attento osservatore. La sua mamma, invece, no. Quel venerdì di febbraio era una giornata come tutte le altre, fino a che... Musica! Le note alte salgono al soffitto. Le note basse si tuffano verso il pavimento. Insieme turbinano e si avvolgono attorno alla massa indistinta di persone che corrono di qua e di là. La musica racconta una storia emozionante. Dylan sente come un solletico dietro alla nuca. Mamma, aspetta! L'uomo con il violino ondeggia a destra e a sinistra. Le dita si muovono velocissime. L'archetto danza sulle corde e anche a Dylan viene voglia di ballare. Poi la musica rallenta e l'uomo chiude gli occhi come se le note lo stessero portando dal trambusto della stazione a un posto molto molto lontano. Ti prego, mamma, possiamo fermarci un po'? Per favore. Se solo potesse stare ad ascoltare anche solo un minuto. Oggi no. L'uomo con il violino si inclina in avanti. La sua musica fa venire i brividi. Qualcuno grida: bla 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 bla. Dylan si tende verso il musicista, cerca di sentire. Dal violino esce il suono più triste che abbia mai udito. L'uomo si volta verso di lui, i loro sguardi si incontrano. Ma la scala mobile trascina Dylan giù, 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 sempre più lontano. Un sonoro sferragliare esplode nel tunnel. Dylan si sforza di distinguere ancora la musica, ma... Il treno, con il suo fragore, inghiottisce le fievoli note. Per il resto della giornata, la musica di quel mattino continua a suonare nella testa di Dylan. Durante il viaggio di ritorno chiede: Mamma, secondo te quel signore sarà ancora lì? Ma quale signore? Risponde lei. La pioggia picchietta. I piatti sbattono. Una voce alla radio ronza e ronza finché all'improvviso... Musica! Racconta una storia che dilata e rischiara l'appartamento. Dylan grida: È il violista della metropolitana! La musica si attenua. La voce alla radio annuncia: Oggi oltre un migliaio di persone hanno avuto l'opportunità di ascoltare uno dei migliori musicisti al mondo, Joshua Bell. Ha suonato alcuni dei pezzi più belli mai scritti su uno dei violini più preziosi che esistano. Eppure pochissimi si sono fermati ad ascoltare anche solo per un minuto. Dylan esclama: Lo sapevo, dovevamo fermarci, dovevamo ascoltare! Gli spaghetti gorgogliano nella pentola di acqua bollente. Di nuovo, quella storia fatta di musica si srotola e si espande nell'aria e Dylan riesce quasi a vedere l'uomo con il violino proteso sulle punte dei piedi per raggiungere le note più alte. Ma hai ragione, Dylan. La mamma alza il volume della radio.
forte e dolce, la musica riempie ogni angolo dell'appartamento. Insieme, Dylan e la mamma danzano. Insieme, ascoltano.